Sono Domenico Di Carlo, lavoro per la Porini Centro di Competenza Microsoft all'interno del gruppo DGS, sono Delivery Manager dell'area ERP e la mia azienda di fatto siamo dei sistemi integrator a tutto tondo con diverse tecnologie e come dicevo nello specifico io sono all'interno del Centro di Competenze Microsoft. L'idea o comunque la necessità di dover implementare un sistema ERP internazionale nasce da due fattori principali. Uno, come potete immaginare, l'intervento di un fondo nel nostro capitale e noi abbiamo avuto una crescita molto importante negli ultimi anni anche attraverso delle operazioni straordinarie e quindi la necessità di avere un sistema unico per tutti, un'unica piattaforma, ma soprattutto ai fini, diciamo, come dire, della certezza del dato che dobbiamo garantire mensilmente, che dobbiamo garantire ai nostri investitori, era un'unica piattaforma internazionale che fosse riconosciuta e che ci garantisse una omogeneità del dato dalla componente gestionale e la componente civilistico-fiscale. Perché Dynamics 365? Perché è un prodotto che è una soluzione, una piattaforma, perché oggi parliamo di piattaforma all'interno di quei sistemi di Microsoft, dove abbiamo le Power Platform, che dire, sono abilitanti a tante di quelle soluzioni, come dire, ad indirizzare una serie di processi che ci siamo, come si dice sempre, low code, ma nella realtà non è più come dire, un proclama. E quindi noi avevamo la necessità di un prodotto che fosse importante, internazionale, SOX compliant e allo stesso tempo flessibile. Noi siamo nell'ambito del professional services, quindi con dinamiche e con processi non proprio, come dire, in linea con quello che è un'azienda manifatturiera, dove l'ERP è ovvio che riesce a esprimersi al meglio, ma la piattaforma di Microsoft ci ha permesso, ripeto, non solo con la componente ERP, perché noi abbiamo implementato anche la componente CRM, la Power BI e alcuni elementi della Power Platform, ci ha permesso quella flessibilità, ci permetteva quella flessibilità che poi nei fatti abbiamo avuto nelle implementazioni di 15 aziende con, ok, similari business, ma con, dire, con vissuti e con piattaforme di partenza completamente diverse. Noi su Dynamics 365 abbiamo l'intero processo end-to-end. Noi partiamo dal CRM, da quello che alcuni nostri commerciali identificano come l'idea, sistema abbiamo proprio l'idea, dove mettono le idee, fino alla conclusione di una commessa. Quindi noi partiamo dal prospect, nuovi deal, quando con tutti i suoi cicli approvativi evidentemente all'interno del sistema, quando l'offerta diciamo, diventa definitiva, viene firmata dal cliente, con l'integrazione ovviamente come dire, nativa di Microsoft, di Dynamics, noi si trasforma in commessa e da lì entra in gioco ovviamente l'ERP con tutte le sue dinamiche per la pianificazione, il monitoraggio e tutti quelli che sono gli aspetti economici e non solo economici, anche di tempi relativamente alla gestione di una commessa che è il nostro core business. Ovviamente affiancato a questi ci sono tutti i processi finance e anche i processi di logistica. Abbiamo anche implementato tutti i moduli HR, ovviamente non per paghe e stipendi, perché è evidente che paghe e stipendi ce li abbiamo fuori, ma tutti i moduli di HR con la gestione dell'intera gestione del dipendente, oltre al fatto che ben 1700 utenti che abbiamo nel gruppo caricano timesheet. Teoricamente anche il nostro amministratore delegato, evidentemente non sarà lui a fare il suo timesheet, però tutti i dipendenti, e in questo momento, anzi, anche i fornitori esterni, noi li stiamo portando a fare timesheet. Quindi abbiamo come dire, una platea veramente importante, una popolazione veramente importante. E affiancato a questo, abbiamo fatto delle integrazioni anche con Teams, per esempio, per i flussi approvativi dei commerciali. I commerciali sono meno al PC, sono meno presenti, che attraverso tablet o attraverso anche qualsiasi smartphone. Possono approvare, possono vedere alcune notifiche relativamente al flusso dell'offerta. E ci sono anche dei colleghi, di verità questa cosa è un po' carina perché ci sono dei colleghi che anche la Power BI se la stanno vedendo al telefono. Io ancora non l'ho fatto, però mi hanno detto che si fa tranquillamente. E questa è un po' l'evoluzione dove ne vediamo in futuro, cioè spingerci di più sulla Power Platform e in particolar modo sulla Power App per soluzioni a contorno.
Allora, partiamo dal, ripeto, noi abbiamo fatto un uso importante della Power Platform, ci crediamo molto, ne abbiamo avuto un utilizzo interessante proprio perché ci riduce ovviamente quella che è la storia tipica degli ERP di fare customizzazione all'interno, ma di poter collegare sistemi esterni o piuttosto di, io dico sempre, di ingegnerizzare dei processi destrutturati, i famosi file Excel che tanto amiamo nelle nostre aziende, insomma di riuscire a portare parte dei processi con delle applicazioni low code che va a integrare poi che scambiano dati o che comunque si integrano con la piattaforma dell'ERP piuttosto che del CRM. Infatti nel contesto del CRM noi abbiamo visto delle applicazioni con Teams, piuttosto che con la Power BI noi gestiamo tutti i dati aziendali che partono, ripeto, dal CRM insieme con i dati di commessa. Quindi noi, oggi la nostra proprietà, i nostri stakeholders sono in grado di vedere mensilmente quello che è il dato consuntivo fino al dettaglio della singola commessa, ma così come esattamente era una chiara visione di tutte le aziende del gruppo. Perché forse non l'ho detto bene, noi una parte, noi abbiamo 15 aziende già a sistema su tutti i sistemi, abbiamo 4 aziende che comunque stanno sul CRM. L'intero gruppo, che quindi sono 20 aziende, sono tutte sul CRM perché per la nostra proprietà e soprattutto per i nostri fondi di investimento è fondamentale vedere il forecast commerciale. Oltre alla, ovviamente, al monitoraggio dei dati di consuntivo che quelli vengono visti regolarmente e mensilmente. La Power BI da un punto di vista di fruizione del dato è di una potenza infinita e abbiamo anche alcuni utenti evoluti che hanno iniziato a farsi report da soli. I benefici principali sono stati sicuramente la possibilità di avere l'ottimizzazione dei processi e contestualmente la lettura del dato aggregato da parte dell'azienda. I nostri investitori oggi sono comunque ovviamente dei fondi di investimento e prima ci ritrovavamo, le funzioni di controllo di gestione ci ritrovavano a mettere insieme i famosi file Excel che venivano dalla periferia. Oggi la funzione di controllo di gestione, che ha partecipato in maniera molto attiva e molto proattiva, oserei dire, durante l'implementazione del progetto, ha fatto sì che il famoso click, ma non è una battuta, è una realtà, noi riusciamo ad avere con la Power BI, e ovviamente la Power BI non fa altro che fare una sintesi poi del dato che hai all'interno della piattaforma, ci permette di avere anche un time to market, potremmo dire, di avere delle risposte molto velocemente e anche fare delle analisi di simulazione su quello che sono le redditività dei progetti. Una sicuramente dei benefici importanti che abbiamo avuto è stato quello che attraverso l'unica piattaforma e noi provenendo da aziende che avevano storie diverse, la possibilità di ottimizzare tutte quelle attività di back office e tutte quelle attività molto time consuming. Quindi per esempio tutta la parte di HR, tutta la parte di ufficio acquisti, piuttosto che anche gli uffici di marketing, piuttosto che lo staffing in generale, avendo un unico sistema si è potuto centralizzare e sicuramente c'è stata una spending review importante. Ci tengo a precisare che non abbiamo fatto licenziamenti, la mia azienda non ha licenziato nessuno, anzi noi assumiamo tantissimo, ma abbiamo potuto riportare delle persone che in qualche modo dal business erano state per n motivi portati su lavori di staff a riportarle su business o comunque di supporto al business e meno su attività di back office che ovviamente per quanto necessarie sono sicuramente meno a valore aggiunto rispetto al business. Sul Copilot, sull'AI di Copilot, stiamo facendo dei ragionamenti soprattutto in termini di supporto utenti. Noi in questo momento ci assorbe tanto ancora il supporto utenti, nonostante noi siamo andati live al gennaio 22, una prima tranche di aziende, 5-6 aziende, e una seconda tranche di altre 4 aziende a gennaio di quest'anno. La parte, diciamo, di post go live continua a essere tanto time consuming, anche perché poi abbiamo sedi in tutta Italia, abbiamo tante persone, riuscire a riportare quelli che sono dei colleghi su un sistema di ticketing facciamo una grande fatica e comunque ci assorbe tante energie. Noi riteniamo che facciamo training di continuo, continuiamo a reiterare training, continuano a entrare persone nuove a reiterare training. Secondo me
questa, diciamo, su questa singola, su questa componente, e quindi può essere da un lato il supporto, ma anche la formazione, sicuramente c'è stiamo iniziando a vedere qualcosa e stiamo ragionando per la parte di Copilot.